catalano, dico molinaro, dico negrin contardo, sa, 1, 2, 3, prova, sa. Cose rapide, qui faremo, dunque prima di tutto il 4 giugno avremo Matteo Negrin alla Fondazione De Marchi, una fondazione che si occupa dei bambini ricoverati negli ospedali, soprattutto la Fondazione De Marchi fa riferimento all'ospedale pediatrico di Via della Commenda qui a Milano. E suonerà, farà il suo concerto nel cortile dell'ospedale alle 3, per chi è di Milano, se volete, sarà una bella festa. Dopodiché il 18 giugno avremo Maria Pierantoni Giua, questa me la sono ricordata, la settimana scorsa me l'ho dimenticato, è un concerto importante, interessante, poi spero di vedervi ancora qua. Facciamo anche dei corsi importanti qui per quanto riguarda la nostra piccola associazione e stasera lo presenta Carlo Molinari, un corso di poesia. Gentile pubblico milanese, gentile pubblico del Vanghè, benvenuti a questo ultimo appuntamento di fine primavera ed inizio estate del grande fresco. Qua ci vorrebbe l'applauso di Scaletta. Un applauso robusto. Robusto. Oh my god, ecco. Vuoi le mie mani, vuoi il mio denaro, vuoi il mio cervello, beh costa caro, vuoi la mia anima, la mia stanchezza o la molestia dell'ubriachezza. Io posso darti tutto di me, dimmi che cosa posso fare per te. Vuoi il mio tempo, vuoi le mie ore, vuoi i miei sogni, vuoi i miei dolori, vuoi la famiglia, vuoi la mia chiesa, vuoi i miei anni, vuoi la mia spesa, vuoi la pensione, vuoi il mio diario, la mia vecchiaia, il mio rosario, le mie ferite, i miei consigli, non vuoi gli scioperi, non vuoi i miei figli, e il sindacato è quello che è, beh, dimmi che cosa posso fare per te. Se poi c'è anche del liquido rosso per idratarsi, qua noi siamo molto felici. Allora, Catrano, vai lento, perché suonare l'armonica e poi leggere dopo, più due pacchetti di sigarette al giorno rende difficoltoso per la gestione. Io adesso devo anche riprendere un attimo il fiato. Intanto per riprendere il fiato vi racconto di cosa parla questa cosa che vi voglio leggere. Non è una poesia, propriamente un dialogo. Ho scritto nelle ultime settimane 6 dialoghi che ho definito dialoghi auspicabili, questo è il numero 3. Sono dialoghi amorosi tra uomo e tra me, e l'uomo sono senz'altro io, poi c'è anche la donna. E la difficoltà, voi lo sapete, di leggere un dialogo da solo e poi far capire chi sta parlando, insomma. Però è abbastanza facile in questo caso, perché inizia la donna, continua l'uomo, è sempre donna uomo, donna uomo, donna uomo. Basta partire con questo concetto e dovremmo farcela tutti insieme. Io stesso ogni tanto non capisco più chi sta parlando, figuratevi. È una poesia, è un dialogo amoroso a tema direi primaverile, senz'altro. Si intitola
ragazza dalle labbra di glicine, dialogo auspicabile numero 3. Sentiamo la donna inizia, dice, sentiamo, non vi spiego più, dice, sentiamolo, dice la donna, poi inizia l'uomo, dopo l'uomo. Sentiamo, sai il glicine? Sì. Le tue labbra, ragazza dalle labbra di glicine, mi ricordano i bianchi glicini del castello di Sissinghurst. Grazie. Prego. Se me ne darai permesso, ragazza dalle labbra di glicine, scriverò un poema dedicato alle tue labbra. E come si intitolerà? I bianchi glicini del castello di Sissinghurst. Trovi attraenti le mie labbra? Trovo che le tue labbra abbiano bisogno di sole, di terreno fresco e profondo e ricco di elementi nutritivi. E di baci? Screanzata. Come screanzata? Screanzata? Perché devi parlare di baci? Scusa, ma mi sembrava volessi arrivare lì. Tutta sta storia dei bianchi glicini e del castello e del sole e degli elementi nutritivi, pensavo che mi stessi corteggiando in una maniera non convenzionale, con il fine poi di baciarmi dopo avermi rimbambita di minchiate poetiche. Hai detto minchiate poetiche o ho avuto un'allucinazione auditiva? L'ho detto. Ti sembra uno che per elemosinare un bacio tira su tutto sto pappardellone? Sinceramente sì. Come hai fatto a capirlo? Sono una femmina. Ste cose le capiamo al volo. Vabbè, allora vado. No, resta. Resto? Sì, andiamo a prenderci un gelato. Voglio mostrarti le mie labbra alle prese con qualcosa di concreto. Stai cercando di estasiarmi? Non credere che non me ne accorga. Sono più brava di te. Tendi a fare prigionieri? Vediamo dopo il gelato. Per me è tutto stracciatella da 3000. Grazie. Aprile, si intitola Bella ragazza. Uno si gira, perché uno si gira prima o poi, cioè prima o poi si gira, bella ragazza. Uno apre la porta perché ha una porta davanti e comunque uno prima o poi una porta la apre, bella ragazza. Uno tipo guarda dalla finestra, cioè se ci ha una finestra gli viene naturale di dare almeno un'occhiata dalla sua finestra, bella ragazza. Uno va al bar perché il bar è lì, il bar è una roba che uno ha voglia di andarci, entra nel bar che ha sete di birra, bella ragazza. Uno gli viene voglia di andare sugli autoscontri, perché a uno se è normale gli viene voglia di andare sugli autoscontri, va agli autoscontri, compra i gettoni, guarda le macchinine per scegliere la sua preferita, bella ragazza. Uno va nell'azienda perché lo hanno assunto nell'azienda, si siede al suo tavolo aziendale, tempera la sua matita, bella ragazza. Io non sono mai stato in un sommergibile, ma è il mio sogno fin da bambino. Sono certo che anche dentro il sommergibile magari uno deve cercare un po', ma la trova, la bella ragazza. Sulla luna no, perché sulla luna non c'è forma di vita e la bella ragazza è forma di vita, è una forma di vita animale
che ha bisogno di ossigeno e di calore, e di acqua e di vino, e di cibo saporito, e sulla luna questa roba è assente. Raramente la bella ragazza è ignifuga, dunque è inutile cercarla nel sole. Alle volte la bella ragazza non sa di essere bella ragazza, allora bisogna dirglielo. Lei sicuramente ti dirà: ma figurati, non è vero, stai mentendo. Sarà tua bravura convincerla che sei nel vero, e se sei sincero sarai nel giusto e nel buono, e diritto sarà tuo dunque di da lei ricevere baci e forse anche amor sessuale. Potrete dirvi dei segreti, innamorarvi. Molto bella, molto particolare, ricca di situazioni che sono molto amate dai turisti, tipo i topi. Un mio amico cantautore ha scritto una canzone in cui dice che a Genova ci sono 8 topi a testa per ogni cittadino. E poi ci sono i cantautori, un'altra bella piaga, che ne avete uno davanti. Io ho stilato una successiva statistica per cui pare che a Genova ci siano 8 cantautori per ogni topo. E insomma, ci sono tante belle cose a Genova, è una bella città e io le ho dedicato questa canzone. Schiva la pozza, e salta nel fango, lì non ci entrare, o piovono guai. Crolla l'insegna, e poi pisciano lungo, sui tassi degli usurai. Nel mio quartiere la gente scompare e dicono che non muoia mai. Libero a lacrime gonfie di vino e aspetta che avrà il suo bar. Affogando nel primo quartino e nei titoli dell'unità. E nel mio quartiere si muore e si beve più che in ogni altra città. Bonsai scioglie l'extension e poi ti spara addosso e il cielo deruba i vinai. E nel mio quartiere la luna scompare e dicono quartiere, si fingono
sa. E giro ubriaco nel mio quartiere, tra donne senza più sesso né età. E togli la polvere sopra il bicchiere e la polvere non se ne andrà. E togli la polvere sopra il bicchiere e la polvere non se ne andrà. Sì, sì, l'università di salute. È un 3 più 2. Io per i primi 3 anni non faccio toccare lo strumento. Ecco, e i tuoi allievi che cosa fanno i primi 3 anni? I primi 3 anni si fa teoria, solfeggio, le pulizie a casa mia. E, no, serve per introiettare la disciplina giusta. E poi? E poi si comincia a toccare lo strumento, si sviluppa, è rigidissimo il corso, cominciano in 200 e finiscono poi più motivati, ovviamente. Questo per dire che comunque le iscrizioni per l'anno prossimo sono aperte. Sì, il maestro Negrin potrà darvi lezioni se volete. Una canzone d'amore e di fantasmi. Nell'incrinatura dello specchio, luci rosse e soffio di candele, mani che si scaldano all'ombra dei fantasmi che nuotano e cospirano nel tè. Senti che rumore fa la pioggia, nel silenzio livido dei sogni, tra un minuto spunterà una luna spaventosa e noi ci nasconderemo qui. La stanza cinese la tengo chiusa e l'aprono solo per me, e aspetto i tuoi anelli di seta e d'argento con gli occhi socchiusi e i passi sospesi nelle volute di fumo dell'oppio che hanno imbarcato a Canton. Nella stanza cinese resto, ti aspetto e mi addormenterò. La stanza cinese la tengo chiusa e l'apro solo per me, che aspetto i tuoi anelli di seta e d'argento con gli occhi grondanti e i passi pesanti nelle volute di fumo dell'oppio che hanno imbarcato a Canton. Nella stanza cinese che brucia ti aspetto e mi addormenterò. Cinese che brucia ti aspetto e mi addormenterò nella stanza cinese che brucia e che brucia nel grande falò. Nel grande.
parla senz'altro anche d'amore, parla anche di autogrill. Noi si va, io, Federico e Matteo, molto in giro a fare gli spettacoli. Quando tu picchietti gli indù in latte in una scatola di tè. Di tè, esattamente, spesso mi capita, però spesso siamo di notte negli autogrill. Allora, questa è una roba, io mi immagino che il Bongoccini ai tempi, me lo immagino di pomeriggio, mattina, vabbè. E poi ho pensato, questo l'ho pensato veramente prima, che io, appunto, io spesso sono con gli autogrill con l'ora 2, ma ho pensato che io non potrò, non ho la patente, quindi non potrò mai essere in un autogrill da solo. Cioè, è una roba impressionante, cioè, chi non ha, a me piacciono un sacco gli autogrill, innanzitutto. Ma io non sono mai stato in un autogrill da solo. Perché non ti abbiamo mai dimenticato l'autogrill. Sì, esatto. Anche se abbiamo rischiato. Avete rischiato. Però è pazzesco. No, ma veramente, ho pensato questa cosa, ho pensato, potrei fare l'autostop, però non è la stessa cosa, perché poi c'è quello che ti sta portando, poi magari se ne va le mani per un po' da solo. Comunque, non c'entra in realtà questa cosa. Questa è una poesia d'amore, per lo più. Si parla anche leggermente di autogrill. Si intitola, si parla anche di letteratura in realtà, di letteratura, di romanzi. Si intitola L'uomo che non solo non voleva amare, ma aveva anche serie difficoltà con l'uso del trapano elettrico. Quando un giorno una giovane ragazza gli disse t'amo, lui le rispose scusa no. In che senso scusa no? Lei gli domandò corrucciata. Non essere corrucciata, giovane galazza. Lo sai, io non voglio amare. Ecco cosa disse lui la prima volta. Disse proprio galazza. Non è un errore di battitura. E che era un po' emozionato. Perché era la prima volta che una giovane ragazza gli diceva t'amo. Ed era dunque anche la volta che lui prese la decisione di non volere amare. Sì, signori, proprio come nell'ultimo libro di Moccia, che si intitola L'uomo che non voleva amare, Rizzoli editore, 18 euro 407 pagine, solo che quella è fiction, invece qui stiamo facendo sul serio. Io frequento gli autogrill di notte e pile inaudite di Moccia fanno bella mostra in queste oasi autostradali, e quando mi mangio il mio panino preferito, che è quello con l'ottimo salame, io leggo le bandelle e quello di Moccia è il mio preferito. Faccio un riassunto per coloro che non frequentano gli autogrill di notte. Tancredi è ricco, bello e fico e possiede un'isola alle Figi. Non vuole più amare perché ha una ferita del passato che l'ha cambiato per sempre. Sofia è una pianista bellissima che sta con un tipo sulla carrozzella. Non può più suonare perché ha fatto il voto d'amore. Probabilmente non scopa neanche. Scusate, ma va detto. Tancredi entra in una chiesa dove dei bambini cantano in coro. Tancredi vede Sofia e viene rapito dalla sua bellezza. Da lì in poi un gran bordello di travolgente storia d'amore e di passione. Tornando a noi, il nostro uomo che non voleva amare si chiamava Garella. Non era ricco, non era bello, non era fico, non possedeva manco una casa di proprietà. E come da titolo aveva pure dei problemi con l'uso del trapano elettrico. Infatti nel suo appartamento i libri stavano per terra, poiché non era in grado di attaccare una mensola. Tornando a loro, perché non vuoi amare? Chiese la giovane ragazza corrucciata. Non so, mi sembra una roba da fico, disse Garella. A me sembra una roba da cretini, disse la giovane. Dici? Ma hai mica una ferita segreta del passato che ti ha cambiato per sempre e che ti fa odiare la felicità? Chiese la corrucciata. Da piccolo mi hanno operato di ernia inguinale e c'ho la cicatrice, ma non so se vale.
Non credo che valga, disse lei. Immaginavo, disse lui. Probabilmente prima o poi incontrerai una donna bellissima che ti farà cambiare idea. Ma tipo una promessa mondiale del pianoforte che ha smesso di suonare a causa di un voto d'amore, chiese Garella. Tipo, non so, disse Garella, non mi ci vedo un granché. Ma neanche se lei romperà il suo voto e suonerà solo per te, seduta a un pianoforte davanti all'oceano? Chiese la ragazza. Farebbe questo per me? Domandò Garella. Guarda, non te lo posso garantire, ma le donne sono disposte a grandi pazzie per amore. Sarebbe bellissimo, disse Garella. Sei proprio un cretino, constatò la ragazza innamorata. Temo di sì, ammise Garella. Poi essi si diedero un piccolo ma significativo bacio. E lui smise con questa puttanata del non voler amare. Malgrado ciò, non imparò mai ad usare correttamente il trapano elettrico. Grazie. Forse così si intuisce. Vabbè. Dobbiamo cambiare l'intro, sì. Volevo salire su, su nel cielo, su, pigliarti una stella, come diceva il Cocciantone. Volevo fare in modo, come diceva il Cocciantone, che tu al risveglio non mi potessi più scordare. Cazzo il Cocciantone, lui parlava al sole e alla luna, faceva un sacco di cose per lei. Faceva delle robe pazzesche per lei, colorava i muri, costruiva silenzi, secchiate di vernice dappertutto. Ho Mercurio inchiumato e Plutone schiantato, ho Saturno che gira molesto e borraccio di un megazpaccio. Ho la luna in traverso e un satellite sverso, un pianeta si è perso e il mare si è alzato quando sono nato. Ho tossito e sputato e il pediatra ho sfidato, senza guanti e padrini con mamma presente l'ho schiaffeggiato. E la vita ho sfrontato, storto, riaccolitato. Era già tutto scritto, era scritto e stampato. Sono nato sfasciato, sono nato sfasciato, sono nato sfasciato. Quando stavo all'asilo mi facevano il filo le maestre impilate, le mamme inguaiate, le bidelle scasciate. Alla scuola materna, per merenda la verna, si faceva cazzotti, compagni barotti di terna e quaterna. E le donne in mestiere della croce e del bere, non c'è santo che assiste e prende la vita di schiena e sedere. Il mio angelo usato fa di nome Pilato, era già tutto scritto, era scritto e stampato. Sono nato sfasciato, sono nato sfasciato, sono nato sfasciato. In miniera ho pranzato e in cucina ho lavato, e il furgone ho guidato e per ore 70 non ho rallentato. E la polvere vola, schizza stomaco e gola, per mezz'ora Gadano se non ti rifilan la solita sola. E le donne il mestiere della croce del bere, non c'è santo che assista chi prende la vita di schiena e sedere. Il mio angelo usato fa di nome Pilato, era già tutto scritto, era scritto e stampato. Sono nato sfasciato, sono nato sfasciato, sono nato sfasciato. Ma sono vivo, bevo e canto le canzoni.
morto e sono vivo, bevo e volo sulla luna. Quando viene sera lancio la moneta. Se a testa sono un tanghero, ma se a croce sono un poeta. Però sono straindebitato con la Banca Mondiale e gli sgherri delle finanziarie ce li ho sotto casa ad aspettare che non pago la rata. Ma bevo vini dannata, perché nasco signore e i signori non pagano nessuna minchia di rata. E le donne in mestiere, nella croce del bere, non c'è santo che assista a prendere la vita di schiena e sedere. Il mio angelo usato, fa di nome Pilato, era già tutto scritto, era scritto e stampato, sono nato. E asciutto, nella prossima vita farò più o meno tutto. Nella prossima vita ti salverò in anticipo da chi vuol farti del male, perché viaggiare nel tempo sarà normale. Nella prossima vita potrò leggere nel pensiero, ma evitando di farlo continuerò a essere preso sul serio. Nella prossima vita non ti darò motivi per scomparire, ti guarderò ogni giorno e ogni giorno ti lascerò fiorire. Nella prossima vita, nella prossima vita, nella prossima vita proverò a uccidere, a rubare, col sorriso negli occhi e un sì, sempre pronto a sparare. Nella prossima vita non mi farò prendere la mano, sarò astemio del tutto e magari vegano. Nella prossima vita, nella prossima vita, nella prossima vita sarò un uomo, una donna, qualche altro animale, un violino, una perina, una nave spaziale. Nella prossima vita imparerò un mestiere, lo farò fruttare, e se rinascerò a Genova non soffrirò il mal di mare. Nella prossima vita navigherò tra oceani e stelle, e i continenti si muoveranno come caravelle. Nella prossima vita farò del silenzio la mia missione, sarò asceta del verbo per compensazione. Nella prossima vita vedrò la mia casa da nuovi pianeti, avrò una donna lontana e 9 figli segreti. Nella prossima vita avrò un legno per scrivere sopra il cemento e un quaderno di vetro per guardarmici dentro. Nella prossima vita i miei peccati li spazzerà il vento e a giudizio divino andrò assolto per legittimo impedimento. Thank you.
di poesia, di metal. Tu sei pronto, Federico? Oh, caspita. Di poesia, di metal, d'amore. Ho sempre desiderato fare il lottatore di catch. Mi sarei fatto chiamare tremendo demonio, 100 chili di nanismo feroce, una maschera tutta rossa, mai avuto il coraggio. Da qualche parte ho letto lasciate l'ego fuori dalla porta. Io una volta ci ho provato, quello si è incazzato e l'ha sfondata la porta. Poi ha spaccato tutte le stoviglie, ha pisciato nel lavandino, m'ha guardato serio e mi ha detto non ti provare di farlo mai, mai più, coglione. Ultimamente leggere poesie davanti agli esseri umani mi costa fatica. Una volta non era così, probabilmente perché lo facevo obnubilato dall'alcol. Adesso mi modero e tribulo. Alle volte la gente che li leggi davanti ti guardano male. Ciò è molto brutto, essi non sanno che tu la vedi in faccia. Non ho mai ricevuto riconoscimenti in concorsi letterari. Probabilmente il fatto che non mando la mia roba ai concorsi letterari ha un ruolo. Se non ti piace la mia poesia, alzati e vattene o lanciami un portacenere contro. Insultami, ma non chiacchierare con il tuo vicino di sedia. Ti sto guardando, non mi è consentito ucciderti. Se devi pisciare, alzati e piscia. Se hai sete, alzati e bevi. Se ti suona il cellulare, sei uno stronzo. Dopo una lettura di poesie non mi venire a dire frasi del tipo mi sono piaciute molto le tue poesie se non hai intenzione di comprarmi un libro, tranne nel caso in cui tu sia già in possesso del suddetto o così povero da non potertelo permettere, alla qualcosa io comunque non crederò. Poeti non mi considerano un poeta ma un cabarettista, i cabarettisti non mi considerano un cabarettista ma un poeta, gli elettricisti non mi considerano un elettricista, e fanno bene. Io già l'ho detto, avrei fatto volentieri del catch, in alternativa il batterista di un gruppo death metal tipo i Cannibal Corpse, per intenderci, o i Necrophagist. Questa è gente che va sopra i 200 ppm. Io continuo a incontrare persone che mi domandano ma tu ti fai pagare per i tuoi readings? Provate a chiedere a un elettricista ma tu ti fai pagare quando fai un impianto elettrico? Poi fatemi sapere cosa vi rispondo. L'altra sera una signora molto chic mi ha censurato una poesia in diretta, la stavo leggendo davanti ai suoi invitati, era una cena molto chic, nel giardino della villa. Raccontavo di quella volta che Gesù Cristo, nostro Signore, mi invitò a cena un paio di giorni prima di essere inchiodato sulla croce. La signora ha ritenuto che potesse offendere la sensibilità di qualche suo invitato. Probabilmente c'è un vescovo o roba simile mimetizzato tra i commensali. La signora si è alzata agitando le braccia, mi ha raggiunto, mi ha dato un bacio sulla guancia, ha detto dai fammi un'altra, fai quella del ciccione che è così ciccione che non si vede il pisello. Mi chiedo come avrebbe reagito Paul Mazurek, bizz, l'attuale batterista dei Cannibal Corpse.
date un'occhiata alla sua foto per farvene un'idea. Io non ho idea se l'uomo più grasso del mondo potesse o meno vedersi il pisello. So solo che non poteva fare all'amore con la fanciulla blu che tanto amava e per questo se la mangiò. Storie dure, ma bisogna anche raccontare storie dure, caro il mio Matteo Negrini, e tu sei, non so se sei d'accordo. Dura e vera. Loro si chiamavano, sì, si chiamavano la polizia, e hanno fatto questi due dei pezzi più famosi, quantomeno, che si intitola Ogni soffio di prendere. Ogni soffio di prendere. Il catalano la traduce praticamente simultaneamente. Every breath you take, ogni soffio di prendere. Every move you make, ogni mossa di effettuare. Everybody break, ogni legame si interrompe. Every step you take, ogni passo di prendere. I'll be watching you, guardando essere malato, sì. Così questa parola, però per i milioni. Every single day, ogni singolo giorno. Every word you say, ogni parola si dice. Every game you play, ogni gioco si gioca. Every night you ogni stay, notte di permanenza. I'll be watching you, guardando essere malato, sì. Oh, can't you see? Oh, can't, si vede. You belong to me, lei appartiene a me. Come il mio povero cuore dolore. Every step you take, con ogni passo si prende. Every move you make, ogni mossa di effettuare. Every vote you break, ogni voto è rottura. Every smile you ogni sorriso è falso. Every claim you ogni richiesta è gioco. I'll be watching you, guardando essere malato, sì. Sogno di notte, posso solo vedere il tuo volto. I look around, but it's you I can't replace. Mi guardo intorno, ma la sua voi can't sostituire. Se certo. No. This cold and long for your embrace. Mi sento così freddo e ho lì. Di cosa? Can't you see? Oh, can't, si vede. You belong to me. Lei appartiene a me. I'm a poor hearted. Come il mio povero cuore dolore. Every step you take, ogni respiro di prendere. Every breath you take, ogni mossa di effettuare. Every move you make, ogni voto è rottura. Ogni sorriso è falso, ogni richiesta è gioco, guardando essere malato, sì. Adesso abbiamo bisogno del vostro aiuto, perché è il momento del na-na-na-na-na-na collettivo. Ci vorrebbero gli accendini e i cellulari accesi. Accendini, ragazzi. O cellulare, tanto li avete. Tanto li avete accesi, non negatelo. Dovete fare tirate di fuori, non si sapete neanche le parole, tanto meno. È il momento vasco questo. Molto di più, se noi non possiamo andare avanti e non facciamo la pausa. Benissimo, uno l'iPad, benissimo. Molto bene. Anche gli accendini vanno bene, gli iPad vanno bene, bello, bello, siamo pronti? Sì. Na 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 na. Grandi
primi artisti che io ho conosciuto quando sono arrivato a Torino una dozzina di anni fa e con cui è capitato appunto di lavorare insieme e tuttora stiamo lavorando insieme per un progetto di cui magari dopo parliamo. È qui con noi stasera a Milano e io ve lo presento e sono molto lieto di avere Giuliano Contard. Storia in cui un torinese parte una mattina a gennaio e va a Genova, e normalmente a Genova non si va a gennaio, non ci si va, un torinese va d'estate al limite a farsi un bagnetto, magari non proprio a Genova, un po' più in là, però questo qua va alle 7 del mattino, prende il suo treno e va a gennaio, perché c'era da andare a salutare appunto Fabrizio, che come sapete bene nel 99 ci ha lasciato. E quindi questa è la cronaca di quella giornata, del torinese che prende il suo treno e va a salutare Fabrizio. Sono le 7, è troppo presto per essere sopra un treno freddo verso Genova. Ci sono facce che riconosco, torinesi che a gennaio vanno a Genova. Ci si guarda e non si parla, tanto lo sappiamo, tutti quanti dove andiamo, in piazza a Carignano. Gente strana, orfana e poi vedova, torinesi che a gennaio vanno a Genova. Sono le 10, la piazza è piena, sardi, anarchici e grifoni fuori dalla chiesa. C'è un silenzio come di attesa, come l'anima di un popolo sospesa. Ci si guarda e non si parla, tanto lo sappiamo, le parole in questi casi scappano lontano. Gente strana, orfana e poi vedova, italiani che a gennaio vanno a Genova. E anche il sole che oggi non sapeva cosa fare è arrivato, travelato, venuti a salutare. E anche Genova che oggi aveva altro da fare è quasi scesa in strada per venirti a salutare. Twice, all right.
dobbiamo vendere dei prodotti. Sì. Allora, io innanzitutto, no, perché anche Laura mi ha detto che devo dire delle cose. Questo non è un momento marketing, è inutile che ce lo leghiamo. Quanti di voi hanno già un libro di Guido Catalano o un disco mio di Federico Sevianni? Pochissimi. Siete delle persone di gusto? Ma niente, pochi. No, mentite, qualcuno mente. No, no, dico... no, dovrebbe andare a Fieri, quindi... Fai vedere questo. Ma voi sapete che questi sono gli strumenti della seduzione del 2011? Si avvicina l'estate, come avere un approccio felice, posso usare la parola, e vincente, col vostro vicino di sdraio, se non dire, cosa ne pensi dell'ultimo Catalano? Sì. Ora, c'è una possibilità, siamo onesti, remota, che l'altra persona ce l'abbia già l'ultimo Catalano. In quel caso si parla di amore a prima vista. Molto spesso l'amore a prima vista non è quello di cui si dà il caso, allora potete parlare dell'ultimo libro di Guido Catalano. In alternativa, parlare anche della musica di Federico Seriani o della mia. Noi siamo legati anche contestualmente nel 2011 all'ebook o iTunes, dove potete trovare la musica di Federico Seriani o anche la mia, ma siamo anche legati al supporto fisico, all'oggetto. Altro è parlare di un ebook, altro è approcciare con un libro o un disco. Voi volete ricreare nelle vostre case l'atmosfera di questa sera? Bene, ci sono delle serate che sembrano irripetibili. Questa è una di quelle. Voi però potete avere un'approssimazione di questa serata a casa vostra comprando e il libro di Guido Catalano, di cui ne abbiamo qua casualmente delle copie, o anche un mio disco, visto che il disco di Federico Seriani nuovo deve uscire, quello vecchio esaurito, e ascoltando la musica del mio disco e leggendo il libro di Guido Catalano, spesso, come fanno molti, imitando la voce di Catalano, cosa che sconsiglio perché coppie si rompono in questo modo, dove uno dei due comincia a casa a parlare come Guido Catalano, però potete a cena. Incontrato Gesù che mi ha detto alzati e cammina, ma io ero già in piedi, gli ho detto allora cammina, mi ha fatto, dove andiamo Gesù? Andiamo a cena, offri tu? Certo, ha detto Gesù. Gesù, quanti anni hai tu? 33. Compiuti? Sì. Gesù, non ci voglia più. Puoi smettere di fare queste stupide rime col mio nome? Scusa. Di cosa non ci voglia più? Di venire a cena con i tuoi amici? Guarda che siamo solo io e te. Ah, non ci sono i tuoi amici? No. Siamo andati in un'osteria che conosceva lui. Io ho ordinato la cotoletta alla milanese con le patate fritte, Gesù gli spaghetti con ragù, un litro di vino rosso della casa, pane a piacere. Intanto che mangiavo lo guardavo, ti immaginavo più alto Gesù, gli ho detto, ha parlato Karim Abdul-Jabbar. Gesù, ma li sa resuscitare i morti? In coma? Come? Una tecnica? In che senso? C'era uno in coma, l'ho risvegliato con una tecnica. Lazzaro? Sì. Com'è sta tecnica? A schiaffoni. Gesù, ma sai camminare sulle acque? No. Moltiplicare i pani? No. Pesci? No. Volare? No. Teletrasporto? No. Invisibilità? No. Palle di fuoco? No. Lettura del pensiero? No. Forza inusitata? No. Controllo del tempo, atmosfera? No. Un caffè? Sì, grazie. Siamo bevuti il caffè, io anche un San Simone, Gesù una grappa. Fumi? Grazie. Gli ho offerto una sigaretta.
siamo usciti in strada a fumare. Lui guardava le macchine passare, stava zitto, sembrava triste. Sei triste? Malinconico, direi. Una donna? No. Ma non sei contento che sta arrivando la primavera, Gesù? Ma mi sa che non me la godrò un granché la primavera quest'anno. La dici? Dico, mi dispiace anche a me. Ma non si può proprio fare nulla. Temo di no. Per quand'è? Dopodomani. Perché non te ne vai? Non vuoi che vada? In Scozia? In Scozia. Sì, così per dire lontano. Non ho una lira, poi non si può. Non si può, no. Poi parlammo ancora un po'. Lui mi raccontò, io ascoltai. Andammo via senza pagare. All'incrocio lui mi disse vado di là. Io gli dissi io di là. I nostri di là non erano gli stessi. Dorme il leone, l'agnello, chi dorme vicino.
doveroso invito. Io credo che ruberò 5 minuti, non di più, 7 forse. Credo che sia molto bello commentare tutto quello che accade intorno, ma poiché grandi giornalisti e grandi scrittori già lo fanno, mi sono dovuto inventare un modo il più possibile originale. E allora ho deciso di commentare molte delle cose che accadono rigorosamente in 4 righe. E per di più ho messo anche un'altra regola: la seconda e la quarta riga devono assolutamente rimare fra di loro. Quindi ho scritto questa piccola operina inedita, ovviamente, che si intitola L'inchiostro dei nostri giornali, perché io lavoro da decenni con giornalisti televisivi e ne vedo un po' di tutti i colori, e che è divisa in 3 sezioni: vita da ufficio, vita privata e vita pubblica, che sommate sono un po' quello che riguarda le nostre vite, la mia per l'ultimo. Inizio con le quartine, sono più o meno un centinaio, ma stasera ne farò molto meno, una trentina, tanto sono velocissime. Vita da ufficio, quasi tutto quello che sentirete è vero. La prima si chiama Pisa. Cercavo di spiegare a un giornalista che mi chiedeva immagini di Pisa col mare sullo sfondo, che a Pisa non c'è il mare, almeno in questo mondo. Cronaca nera. Mi dica cosa prova e cosa sente la giornalista, ha chiesto di getto. Il parente del morto l'ha mandata a fanculo, perfetto. Strage del sabato sera. Quando c'è un servizio su un incidente stradale, se in sottofondo si mettono le note di un piano, l'audience va su. E in Audi dai 2 ai 4 morti, allevi se sono di più. TG4. Il TG4 è un miracolo dell'informazione, è qualche cosa che prima non c'era. Anche una notizia sul tempo che fa mi dà l'impressione di non essere vera. Le scelte editoriali di Studio Aperto. In una riunione per decidere la scaletta, per dare ritmo al telegiornale al posto del decoro, ho visto un orsetto lavatore trattato molto meglio di un morto sul lavoro. Capo redattori esteri. Devo fare un pezzo su israeliani e palestinesi e come sempre sono solo cazzi miei. Nessuno che mi dica perlomeno chi sono gli arabi e chi sono gli ebrei. Un inviato cinefilo. In diretta dalla Mostra del Cinema di Venezia, l'inviato parla di una retrospettiva dei capolavori, di Monicelli, Risi e Comencini. Poi mi chiede, oh, ma sti 3 sono registi o sono attori? Una parte molto importante della vita di redazione nei grandi telegiornali sono le riunioni. Questi sono 3 quartine brevissime, gli esempi in riunione, volume 1. In una riunione di strategia aziendale è garantito al 100% che c'è sempre qualcuno che dice: se abbiamo una Ferrari non è che possiamo guidarla come una 500. Esempi in riunione, volume 2. C'è anche una variante alla Ferrari e alla 500 della riunione di prima. Se abbiamo un diesel poi non è che possiamo andare a benzina. Gli esempi in riunione, volume 3, questa è assolutamente testuale. A una riunione di alto profilo a cui ovviamente sono stato invitato, ho ascoltato una serie di esempi sulle pere e le mele. E le pesche, ho pensato? Tensione in riunione. In una riunione un po' nervosa, a seconda del carisma di chi parla, c'è tutto un annuire generale, come se stessimo assistendo a un incontro di tennis in verticale. Il caso Boffo. Vittorio Feltri è un giornalista di lungo corso e Maurizio Belpietro ovviamente è il suo socio. Una volta che uno gli dava fastidio, gli ha regalato un bel titolone: sei frocio. Quel regista che ha fatto un film sulla Cina, questa è bella, eh? Non è che si può sempre sapere tutto, e così una giornalista più bella che brava va a intervistare Bernardo Bertolucci e gli chiede qualche aneddoto su Delitto al ristorante cinese. L'ha confuso con Bruno Corbucci. Fantasindacato volume 1. Nell'ultima riunione tra aziende e sindacati è successa una cosa tremenda. Ho scambiato l'intervento di un sindacalista per quello di un rappresentante dell'azienda. Fantasindacato volume 2. In un'altra riunione aziende e sindacati, le parti discutevano del rinnovo del contratto e discutevano di brutto. Poi piano piano si sono venute incontro e hanno trovato un accordo perfetto su tutto. Vita privata. Uomini che leggono i libri. Se chiedi a un uomo che legge poco ma se la tira da gran lettore i suoi libri preferiti, secondo me risponde Gomorra di Saviano,
oppure Cent'anni di solitudine, ma non ci credo, e poi Un Camilleri a caso, ma con protagonista Montalbano. Donne che leggono i libri. Se chiedi a una donna che legge poco ma se la tira da grande attrice i suoi libri preferiti, secondo me risponde Il cacciatore di Aquilona, L'ultimo della Comencini, Uno a caso di Baricco Terzani e tutta La Mazzarotti. Andiamo a finire quasi. Queste tre sono dedicate a mia moglie che forse è in sala, ma non la riconosco. Innamorati noi, avventurieri. Io e mia moglie abbiamo una grande complicità intellettuale, sospesi come siamo tra il dramma e la commedia. Spesso ci addormentiamo sul divano, spesso in cucina, direttamente sulla sedia. Innamorati noi, passeggiata sul lungo lago. Nelle domeniche di sole io e mia moglie camminiamo sul lungo lago e guardiamo la nostra ombra. A volte lei mi chiede, ma secondo te siamo vivi? Secondo me rispondo qualche volta, non mi sembra. Innamorati noi, anniversario di matrimonio. Dopo 10 anni di matrimonio siamo ancora gli stessi. Leggiamo molto, parliamo poco e pochissimo ci raccontiamo. Pensa che triste sarebbe raccontarci le nostre giornate. Pensa che triste, mi ami e ti amo. Un matrimonio senza pretese, non il nostro, ma questa è una cosa che secondo me succede molto. Quando si è invitati a un matrimonio in grande stile dove neanche un fiore è fuori posto, tipo quelli in cui si affitta il Grand Hotel o il castello su in collina, chissà perché gli sposi a un certo punto devono sempre dire agli invitati che hanno preferito fare una cosa alla buona, una roba così, una rodina. Per concludere, vita privata, due così, tre quartine particolari. L'importanza del preavviso. A me piacerebbero tantissimo le persone che sdrammatizzano, ma non capisco perché ti avvisano che stanno sdrammatizzando. Che è un po' come se uno va a pisciare e si sente in dovere di avvisarti, sto pisciando. Pensieri di fine estate. Nell'ultimo mio giorno di vacanza seduto in riva al mare penso alla morte e faccio considerazioni molto serie. In cambio dell'immortalità potrei rinunciare senza problemi ai miei ultimi giorni di ferie. Ho sognato il Vaticano devastato dai monsoni. Ho sognato la Gelmini che ridava la matura e che la polizia non mi faceva più paura. Ho sognato una centrale nucleare in Parlamento e un reattore con problemi di raffreddamento. Ho sognato che suonare era un mestiere come tanti, pagato il giusto, non a 30 mesi ma in contanti. E accanto a me bellissima Beatrice Borromeo, ma tanto è solo un altro sogno giù dai Filisteo. Beatrice, dimmi che sei vera, che sei viva. Se Beatrice passa, me la prendo. But you are innocent when you dream, when you dream. You are innocent when you. Martina che mi poi non è andato più avanti, ero in un treno per andare nella lontana Brianza, pieno zeppo di pendolari, studenti, lavoratori, maschi, femmine. Erano le 6 della sera, stavo in piedi. I pendolari dentro i treni delle 6 della sera hanno occhi spenti, guardano nel vuoto, non parlano, sembrano tristi. Giuro su Dio che sono tristi, sono stanchi. Pensano, non so cosa, lo immagino. I treni dei pendolari delle 6 della sera sono stretti e sono scomodi. C'è poco posto, è fatto apposta. Io ero nel vano. Non so come si chiama, lo chiamo vano. Appiccicata al muro, ma i treni hanno muri, no, pareti.
Appiccicata alla parete c'era una cartina con tutte le linee del servizio ferroviario regionale Regione Lombardia. E in mezzo alla cartina qualcuno aveva scritto: grazie Martina che mi. Nel treno della tristezza che porta i pendolari, le pendolaresse, dalla metropoli ai paesi, stracchi, l'umore sotto il culo, qualcuno ha scritto grazie a Martina che gli, che l'ha, che l'ho, non so. T'immagino bella Martina, tutta ricciolina, e il tuo innamorato di cui non sappiamo nulla non è riuscito a dirci che gli, che l'ho, che t'ha. Cos'è successo Martina? L'hanno arrestato forse nell'atto, la polizia ferroviaria l'ha colto col pennarello in mano. Dove è finito Martina? L'hanno rinchiuso nelle segrete di qualche carcere brianzolo e lo stanno torturando per sapere perché ti ringraziava. Di cosa? Che gli hai fatto Martina, Martina? Che gli hai dato, che gli hai detto? Non ve lo dirà mai e voi manco lo capireste. O forse è tutto più semplice, meno avventuroso. Forse mi sono fatto trasportare dalla fantasia per ammazzare il tedio. Forse Martina, il tuo amoroso, non ha trovato le parole e alla fin fine, in quel vuoto, ci sta un sacco di bella roba. Big cool time.
4 giugno alla Fondazione Marchi. E il 10 e 11 settembre questa situazione di editoria qui al Vanguard, chissà se me lo ricorderete. Anche Giua, anche Giua. E poi c'è anche Giua, la nostra amica Giua, il 18 giugno. Mi raccomando, non mancate perché è un concerto strepitoso. Accidenti, strepitoso. Strepitoso. Strepitoso, è veramente strepitoso. No, Giua è veramente forte. Sì, sì. No? Sì, poi torna. E noi torneremo magari. A settembre. A settembre, dai. Giù diciamo così? Sì, 19. No. Il grande fresco, Matteo Negri, Guido Catalano, Federico Ciriani. Il grande fresco, sempre buona compagnia. Comunque. E un saluto anche a Carlo Mornaro al suo corso di poesia. Grazie.